Per esempio, il candidato Vendola sta utilizzando in maniera massiccia gli spazi. È una scelta di comunicazione diversa. Certo. Vendola non ci sta mettendo il faccione, ma perché comunque è una posizione da parte del candidato Palese di rincorsa. Questo è ovvio, il dato di partenza è diverso. Il candidato Vendola parte invece da 5 anni. Sono strategie di comunicazione, ecco, quindi ognuno sceglie. Ecco, per quanto ci riguarda, non perché noi siamo in un mezzo che comunica con gli ascoltatori, cioè l'ideale sarebbe non solo il faccione ma comunicare anche i messaggi, cioè far conoscere ai cittadini ai quali poi si chiede il voto, anche se in maniera non molto approfondita, come uno la pensa. Diciamo che la radio parla. La radio parla e ci stiamo facendo pubblicità, grazie Angelo Tondo. Ma non lo diciamo noi, lo dicono gli esperti. Guarda, io ritengo una cosa: se dopo tutti i mezzi di comunicazione che ci sono stati, da internet al mezzo televisivo, continua la radio ad essere uno dei mezzi più importanti di comunicazione, ci sarà un motivo. E devo dire, ma non tutti lo conoscono o lo questo non è diciamo di parte, no, nei confronti della vostra emittente, ma insomma, basta, in genere basta andare a vedere gli studi sulla comunicazione. Per ultimo, devo dire che a me ascoltare la radio mi rilassa. Per ultimo quello dell'UNESCO dico, no? Però ecco, l'importante è non fare solo lo spot boom Angelo Tondo o Andrea Garoppo e basta. Speriamo di conoscere la radio, noi facciamo queste trasmissioni per cercare la radio di, l'ascolto quando infatti vado. Noi abbiamo invitato, per esempio, in questa trasmissione, oltre ad essere venuti i candidati presidenti e tutti gli altri, un neofita alle prime armi, diciamo, almeno per quanto riguarda la candidatura, e un veterano anche di Radio Quindi, perché noi abbiamo avuto modo di ospitare Angelo Tondo anche nella sua funzione istituzionale di assessore, quindi chiaramente in questo senso è una persona conosciuta per quanto ci riguarda, è una persona della novità, la prima volta, tanto è vero che la Garoppo diceva ho avuto difficoltà perché era la prima volta che veniva nel cuore del centro storico dove stiamo poi noi. Allora, parliamo di politica. Andrea Garoppo, l'aspetto più negativo, il dato più negativo dell'amministrazione Vendola, secondo lei, qual è stato? Il fallimento, per dire, l'amministrazione Vendola ha fallito per questo, per cosa secondo te? Userei un detto: chi di spada ferisce, di spada ferisce. Quindi credo, anzi sicuramente è la sanità, punto, grande promessa e grande incompiuta di questi 5 anni. Per ovvi motivi Vendola aveva fatto una campagna elettorale basata, questo nei 5 anni addietro, perché era fresco un piano di riordino ospedaliero fatto dall'allora presidente Fitto, che iniziò nel 2003, se non vado errato, è stato il 2003 o 2004, per concludersi poi attraverso nell'attuazione definitiva, nell'inizio dell'attuazione col 2005. Quindi ci trovammo nel 2005 nel vivo della campagna elettorale, anche soprattutto sui mezzi di informazione, tanto sui giornali ma anche alle radio, inondati da richieste e da segnalazioni, da invettive da parte di cittadini, alcune reali, altre pilotate invece probabilmente costruite ad arte, e in cui ci si lamentava del fallimento della sanità, della chiusura degli ospedali, alcuni dei quali non era effettivamente così, e quindi Vendola andò in giro per tutta la Puglia, ma in particolare poi anche per il Salento. Posso ricordare gli ospedali dei nosocomi di Gagliano, gli ospedali di Poggiardo, in particolare quelli più piccoli e periferici. Quelli a rischio di chiusura o di ridimensionamento. E ricordo per esempio la battaglia che fece a Nardò, e che battaglia che fecero i cittadini di Nardò, dicendo che dovevano continuare a tornare a nascere i bambini a Nardò. Però mi pare che, anzi sicuramente posso affermare che i bambini ancora a Nardò non ne nascono, quindi quel reparto non è stato riaperto. Quindi perlomeno nascono a Nardò ma non nell'ospedale. Non nascono nell'ospedale di Nardò, quindi è ovvio che appunto il più grande fallimento, sia per quelle che erano le aspettative e le attese, e sia soprattutto per l'importanza invece proprio l'aspetto sanitario è nella vita, nella nostra vita, che sta sicuramente al primo posto, e soprattutto anche nell'incidenza e nell'importanza della competenza regionale e in termini economici, quindi di bilancio, e sappiamo quanto incida sul bilancio della Regione Puglia, e soprattutto proprio come identificazione e qualificazione di un'azione amministrativa, il più grande fallimento è quello della sanità.
Certo, sparare sulla sanità sarebbe facile perché la sanità è nell'occhio del ciclone, la sanità della nostra regione, anche a livello nazionale c'è il rischio di commissariamento addirittura, e quindi il bilancio che è stato frantumato, debiti a non finire, e quindi è facile sparare, però come giustamente diceva Andrea Caroppo, chi ti spara perisce, no? Cioè Vendola vinse. Sì, su... diciamo... Ecco, però... Angelo, se vuoi dire qualcosa sulla sanità, però qualche altro punto negativo di Vendola? Ma io penso che Vendola abbia prima di tutto tradito le aspettative dei cittadini pugliesi. In generale? Perché cinque anni fa i cittadini pugliesi avevano dato, hanno dato, io ero candidato quindi ovviamente ricordo benissimo, hanno dato un giudizio negativo sul presidente uscente Fitto. Perché è evidente, insomma, lo ricordavi prima te, nel momento in cui la coalizione prende più voti e il candidato presidente merende meno voti, vuol dire che i cittadini pugliesi comunque bocciarono quella candidatura già 5 anni fa. E quindi è evidente che si partiva da questo. E hanno creduto in una Puglia diversa, in una Puglia migliore, così come diceva in quel periodo il buon Vendola. In questi 5 anni, oggettivamente, noi questa Puglia migliore non l'abbiamo vista. Questo non vuol dire che la Puglia che era prima era una Puglia buona, non andava bene prima, non andava bene in questi 5 anni, e i cittadini pugliesi se ne possono ben rendere conto dal fatto che c'era quello spot sulla sanità della vecchietta, no? Che io ancora me lo ricordo benissimo, insomma, quello spot potrebbe essere ancora una volta un bello spot elettorale in questo periodo e potrebbe essere riproposto ovviamente in questa campagna elettorale, perché oggettivamente, insomma, non si è fatto niente di più rispetto a quello che c'era, anzi devo dire proprio rispetto al piano sanitario che era stato predisposto da Fitto. Cioè, Vendola ha continuato sempre su quella strada, perché noi abbiamo avuto la commistione della politica con la gestione della sanità e quindi è continuata. Noi riteniamo che con una proposta forte di discontinuità rispetto a questo abbiamo fatto una proposta di nominare i direttori generali facendoli eleggere dal corpo sanitario, cioè dagli operatori della sanità, e non di nomina politica, in modo da tenere ben distinti quelle che sono le competenze della politica, che devono essere quelle della programmazione e quella del controllo, da quello che deve essere la gestione, perché un primario a cui io mi affido mio figlio deve essere un primario bravo, e io devo sapere che il primario è bravo, non devo sapere che è amico di questo. Il primario per meriti professionali. Non perché è amico di questo o amico di quest'altro, è stato gradito da quel direttore generale, nominato da quello o da quell'altro. Oggettivamente io ho bisogno di affidare mio figlio o di farmi curare da una persona che professionalmente è capace. E poi c'è un'altra cosa, il direttore sanitario deve acquisire anche una sua personalità, un suo carisma all'interno della struttura sanitaria, e quindi se votato dalla maggioranza degli operatori sanitari è evidente che ha anche un suo carisma, un suo ascendente su tutta la struttura, perché evidentemente ha avuto il consenso e la fiducia di gran parte degli operatori sanitari. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo immaginato che il direttore generale, a posto che essere nominato dalla politica, fosse eliminato. Poi c'è un'altra cosa, poi c'è un'impostazione completamente differente della sanità, se ovviamente non è l'unico settore, perché potremmo parlare dell'agricoltura, possiamo parlare del turismo, possiamo parlare di tanti altri settori dove le aspettative dei pugliesi sono state tradite. Ma ritornando alla sanità c'è un'altra cosa, noi quando immaginiamo e discutiamo della sanità immaginiamo e discutiamo sempre delle strutture sanitarie, e quindi in modo particolare delle strutture ospedaliere. La sanità non è quella, o perlomeno non è solo quella. Io penso che la medicina di base è una cosa che andrebbe di gran lunga rivalutata. Cosa voglio dire? Oggi noi dobbiamo fare tutte quelle attività di prevenzione, secondo me le possiamo fare tranquillamente attraverso la medicina di base, attraverso i medici di famiglia, recuperando e valorizzando il ruolo che il medico di famiglia ha. E
Io sono convinto che con la stessa spesa, con gli stessi stipendi che evidentemente paghiamo ai medici di base, a posto di avere 2.000 assistiti, 1.500, adesso non so, io non sono uno che conosce approfonditamente le cose, a posto di 1.500 ne hanno 500. Li curano meglio. Li curano meglio, li curano, cioè li conoscono anche meglio. Perché io quando mi capita evidentemente di ascoltare tutte queste vecchiette che vanno al medico di base, che sta lì a fare ricette, cioè oggettivamente la vedo come una cosa avvilente. Invece la possibilità di fare le prenotazioni attraverso lo specialista, attraverso il medico di base direttamente, l'avere un contatto continuo e costante, cioè abbassando il numero degli assistiti, evidentemente la qualità del servizio della medicina di base potrebbe essere migliorato di gran lunga. Ed evitiamo quell'intasamento generale che abbiamo nelle strutture sanitarie, perché oggi uno quando ha qualcosa va direttamente allo specialista.